è nato leggendo su un quotidiano, c'era un grosso servizio su questo personaggio che io non conoscevo. Io sono moderatamente però appassionato di storia, in particolare anche se sono nato quando, no, c'era ancora il fascismo, ma stavo per cadere, però non conoscevo questo personaggio privato, è tutta una vicenda che era in serio, manzesca, ecco, e su cui un regista aveva fatto un documentario. Allora mi sembrava che questa vicenda potesse combinare per me, per la mia sensibilità, potesse combinare bene storia e anche fantasia, perché in Vincere ci sono una serie di fatti che sono storicamente diciamo garantiti o accertati, ma ci sono anche tutta una serie di passaggi che poi fanno anche la qualità o la non qualità di un film che sono un po' inventati, ecco. Però mi piaceva seguire, era estremamente difficile fare un film che tocca tanti anni della vita di un personaggio. Però in questo caso c'è stato questo innesto rispetto a Mussolini, quando lui va al potere, che siamo passati ai documenti reali. Per cui Filippo fa il giovane Mussolini e poi Mussolini, il dittatore, è il vero Mussolini, che Ido dal Serbia vede al cinema. Questo cinematograficamente penso che abbia abbastanza funzionato. E poi in più il fatto che il figlio, il loro figlio, riappare, sempre interpretato da Filippo, nella seconda parte del film, con la conclusione tragica dell'uno e dell'altro. Queste combinazioni di storia e di fantasia, io credo che a me piace. Ecco, non mi ha meravigliato personalmente questo interesse, perché in fondo è anche il film racconta anche un rapporto tra il potere e la psiche, tra il potere e la massa, che sono un po' argomenti che tornano nel tuo cinema. E poi in fondo è una storia in versione melodramma. Sì, diciamo il registro melodrammatico, Ti pregherei di il registro melodrammatico è come se nella vita di un uomo ci sono proprio dei cambiamenti nei quali uno quando è giovane è molto affascinato dal melodramma che canta per la strada. Poi dopo c'è un lungo periodo in cui il melodramma diventa un elemento non di dispregio, ma però di distanza e anche di critica come qualcosa di fortemente negativo. In Vincere il melodramma diventa un elemento stilistico essenziale, sia per tutta la partitura musicale che proprio perché è dentro la storia stessa, ecco, e quindi è recuperato in una forma tragica più che grottesca, direi tragica, ecco, perché il film finisce tragicamente, con una morte tragica sia di lei che del figlio, insomma, e anche con la fine di Mussolini. Sì, nel giro di pochi anni scompaiono tutti e tre i protagonisti di questa storia. Un film premiatissimo, che però quando fu presentato a Cannes ebbe delle critiche abbastanza tiepide, abbastanza sorprendente questa cosa. Uno di quei film che poi col tempo invece ha avuto una rivalutazione assolutamente in crescendo, come dire. Sì, lì, però devono essere critici a parlare, perché sennò No, non vorrei, io non sono, no, io non è che, ma però non sono un presuntuoso, ecco, sono, per me
però è vero che alcuni film succede anche per tutti i registi, che non vengono capiti subito, poi ci vuole un po' di tempo, insomma. A me è piaciuto subito, Vincenzo. Ah, va bene.